Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chen, bentornati al nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4 con la Boemia. Seconda fase della guerra contro i russi, perché la prima fase è terminata con la vittoria in pace separata sugli ottomani che abbiamo dissanguato economicamente e a cui abbiamo rotto tutte le relazioni, quindi questa era una fase 1 per prepararci poi alla distruzione totale degli ottomani più avanti. Adesso abbiamo Amburgo, che in realtà sta facendo un po' di progressi purtroppo. Ma che però potremmo anche sfruttare a nostro vantaggio, potremmo distruggere Amburgo fra poco. Ne parleremo. E cos'altro c'è? E Giappone. Il Giappone invece è un discorso che lasciamo perdere perché non mi interessa. Ok. Dobbiamo far fuori. Dobbiamo far fuori gli eserciti russi ora se vogliamo guadagnare un po' di punti vittoria in fretta e poi prendere il controllo dei forti. Sto prendendo Latgalia e Luki semplicemente per un fatto. Latgalia è il mio obiettivo di guerra, Luki mi permette poi di marciare verso la capitale, San Pietroburgo, ma io forse qui riesco a fare anche un altro wipeout. Stack wipe, chiamiamolo come vogliamo. Forse. Anzi, senza il forse ce la facciamo. Dovremmo essere in grado senza troppi problemi. A Kaunas, dove i russi stanno assediando un forte lituano. Legittimazione o prestigio? Legittimazione. O legittimità, perché poi c'è. Ci sono anche i linguisti che rompono le palle. Ok, legittimità. Prendiamo 5 punti di legittimità. Ok. Un Lausent in collezione. Attenzione qua, Luki. Attenzione a Luki. Cosa succede? Succede che in Letgalen non riusciamo a prendere il forte e dobbiamo staccare per andare a dare supporto. Pazzesco. Ma dovremmo essere in grado di arrivare per tempo il 6 aprile a dare supporto a Luki. E ce l'abbiamo fatta, fantastico. Ce l'abbiamo fatta, vince anche questa battaglia. Bravi, 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 bravi ragazzi. Adesso dovremmo buttare giù Letgalen. Ok, Luki è caduta. Aspettiamo che l'esercito qui si reintegri. Facciamo cadere la Letgalia e poi andiamo ad attaccare Riga. Tutti insieme appassionatamente. Neanche questo dovrebbe essere uno stack wipe notevolissimo. No, in realtà no. Peccato. Andiamo a Reval e andiamo a San Pietroburgo. Non si può, si va a Novgorod allora. Intanto notate che la Lituania ha già preso il controllo di Mosca, di diversi territori. Una cosa mi chiedo, io ho la possibilità di conquistare questi territori per me come Boemia? Sì. Questo è importantissimo perché io ho la possibilità di sfruttare la mia administrative efficiency per strappare grossissime porzioni di territorio che poi darò tutte completamente alla Lituania, ma dopo. Perché se invece faccio il. Poi faremo un paio di prove, ma se faccio l'assegnazione direttamente alla Lituania, secondo me riesco a conquistare meno. Questa è la mia impressione. Oh merda, mi sono dimenticato che ci sono dei nemici che dobbiamo gestire. Ribelli, li gestiamo dopo. Chi c'è morto? L'admin. Merda. Dico merda perché non trovo nessuno di cultura ceca. Ok, qui abbiamo un advisor di cultura ceca che possiamo migliorare a livello 4. Arriverà a 5 fra poco. Dove sono questi 1000? Dei cannoni che abbiamo perso per strada, ok. Intanto siamo al 24% dei punti vittoria. Forse riusciamo a far uscire Amburgo in pace separata e tanti saluti. Molto presto, molto presto. Ok, maximum point admin. La stabilità è al massimo. L'inflazione è relativamente bassa.
Io prendo Praga, anzi no, prendo Praga, prendo Budapest, no? Che stavamo migliorando. Ma già Budapest è arrivata quasi a 40. Devo prendere qualcos'altro. Ok, questa, Szolnok. Di quanto siamo avanti? Di 10 anni. Bah! Ok, e praticamente siamo una città che era microscopica in una città da 37, stiamo costruendo anche una manifattura. C'è il bestiame, d'accordo, non è la roba migliore del mondo, però intanto iniziamo ad avere delle città che ci danno uomini, eccetera. Infatti dovremmo essere quasi a 181.000 potenziali. Ok, intanto guarda, la Lituania continua ad avanzare, buttando giù forti, e noi ci stiamo avvicinando alla capitale dei russi. Questa sembra uno scenario di operazione Barbarossa con la piccola differenza che non ci faremo bloccare a Stalingrado, anche perché manco ci andiamo. Stiamo a nord, non andiamo a Stalingrado, si trova in questa zona, sul Volga. Adesso non vorrei dire una cazzata, ma comunque Volgograd dovrebbe essere da queste parti. Novgorod cade. E adesso altri punti, ok. Editto di assolutismo, abbassiamo la devastazione delle province devastate. Non è male. Onestamente non è male. Ok. Tanto siamo al 75% dell'annessione della Polonia. Quello sì che sarà un bel tema. Dove sono gli altri ribelli? Qui sempre in Austria. E poi in Albania. Ok. Per Amburgo continua a essere antipatico, ma lo gestiamo. Anzi, sapete cosa c'è? Gestiamo i ribelli e Amburgo con questi due eserciti, perché riesco a vincere in Russia con soli due eserciti. San Pietroburgo intanto è nostra e non ci sono più forti qui. Caduta anche Viborg, scusate, tutta questa zona è senza forti, quindi una volta distrutto l'esercito russo qui facciamo dei danni allucinanti. Dov'è l'esercito russo? Questa è una bella domanda. Ah, eccoli qua, guardate adesso. Qui sotto a sud. Parte dell'esercito russo è a sud. Cercano di recuperare dei territori. Noi intanto gli abbiamo preso la capitale. I nostri alleati avanzano. Non abbiamo niente di cui preoccuparci. Stop. Allora, Brandeburgo e la Polonia ci stanno dando una mano qui. Io quasi quasi riprendo il controllo di questo forte. Intanto anche il Kosovo si ribelle. Ha fatto bene a portare indietro gli uomini. E poi magari prendiamo parti di Amburgo e le mettiamo dentro il Brandeburgo. Come potrebbe essere una buona idea. Ok, iniziamo ad andare verso la Russia, nell'inverno russo, in Kazan. Wow. Vittorie sbalorditive. Attenzione che vedo anche dei giapponesi. Ma sono vittorie su vittorie. Abbassa la velocità. In Kosovo, in Serbia, qui abbiamo fatto quello che dovevamo. Se ne vanno avanti benissimo. Esatto. Quindi iniziamo ad assegnare al Brandeburgo un po' di territorio. L'unico problema è che non riusciremo a buttare fuori il Giappone, quindi agirà come alleato e ci darà un po' di noie quando tenteremo di fare la pace, perché ci diranno, ma noi abbiamo un alleato forte che è il Giappone. Mi hanno ripreso Novgorod?
Ah no, io ho preso Nisigo Novgorod, ok. È un'altra cosa. Stop. Una donazione va alla curia, vanno 100, noi perdiamo 1000 ducati, il clero è contento. I nobili perdono. This is going fair enough. Sì, va bene. Lasciamo che i nobili perdano un po' di roba. Ok, il Kazan è caduto. E adesso noi cerchiamo di... Adesso con casino, di proporzioni grandi. Perché ci sarà una battaglia in cui i russi sono in stramaggioranza e io secondo me non riesco a dare una mano. Arrivo l'8 aprile, questi 8 giorni non li durano. Ahimè. Questi arrivano il 20 aprile nel 17, vediamo se si fermano. No. Penza una bella steppa, li attacchiamo qua. Nelle steppe russe, anche se siamo in minoranza per ora. Perché siamo in minoranza, ma l'8 maggio? Minchia, da Simbirsk. Ragazzi, queste regioni ce ne fanno un sacco di strada. Braunschweig è caduta, fantastico. E qua vinciamo, eh. Braunschweig è caduta, questo è importantissimo. Adesso Amburgo non ha più neanche un forte. Dov'è l'Astrakhan? Non hanno i forti in Astrakhan, non l'hanno mai conquistato. Da che parte stanno scappando allora? Ma chi lo sa? Facciamoci aiutare dalla Chiesa con qualcosa, tasse, più 15%. Benissimo. Dov'è che vanno adesso questi Yike? Ma dovrei essere in grado di intercettarli per farli fuori. L'obiettivo qui, ragazzi, è fare in modo che i russi non abbiano uomini, non abbiano mezzi, siano pieni di rivolte, siano indebitati fino alle punte dei piedi e alle punte dei capelli, in modo che poi non riescano più a rialzarsi. Questo è il mio obiettivo. Che intanto anche Amburgo è caduta, raga. Questa parte di conflitto la chiudiamo. C'è un call for peace, ok. Chiudiamo un attimo prima con Amburgo e poi vediamo che cosa succede. Mosca cade. Mosca se la riprendono, sti schifidi. Ok, è andata. Non è la loro capitale comunque, quindi è un forte come gli altri. Non lasciamoci influenzare dal fatto che è Mosca. Ok, buono, e adesso ce la riprendiamo. Ah! Sono mossi troppo rapidamente. Ok, stop. Adesso chiudiamo la parte di Amburgo con quello che possiamo dare ad Amburgo tutto, cioè al Brandeburgo tutto. Fregandocene. Oh, dai, ti prego, non riusciamo neanche a dare. Vabbè.
Arriviamo sul Mare Stade con il Brandeburg. Peccato, pensavo meglio. Ok. Adesso prendiamo Mosca e magari diamo una mano. Non... mercenari non li posso più prendere per fare microsedi. Bel casino. Voglio vedere adesso che cosa succede con il... Ti prego, dimmi che... Ma, poca roba. Adesso ci costruiamo la flotta con questi soldi comunque. Attenzione, 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 che questa battaglia è importante. Piacerebbe vederla, però ecco. Un 2 war score. 2-16. Ok. Niente, io adesso inizio a fare quello che mi piace tantissimo. Carpet Sieging. Kazan è caduta. No, se la sono ripresa. Devo stare attento adesso perché questi non mollano. Io non ho intenzione di perdere troppo tempo. Andiamo a vedere che cosa possiamo prendere in pace. Stop, stop, stop. Perché ho visto una cosa. Forse il Giappone riesce a levarsi alle palle. Meno 13. Forse se faccio passare... Sì, abbiamo 16 minuti. Se faccio passare ancora un po' di mesi, butto fuori il Giappone, poi la pace diventa un 100%. Ok, Mosca è tornata in mano nostra. Dai, meno 12, ce la facciamo, manca poco. Ah, bene, finalmente qui ci possiamo prendere un Deep Reputation più 1. Peccato che sia di cultura sassone. Deve entrare uno di cultura ceca, altrimenti costano troppo. Meno 11. Cioè, migliora ma sempre di un punto al mese. Vuol dire che magari dovremmo rimanere in guerra un annetto. Un altro. È quello di prima. Sempre Sassonia come cultura. Non posso. Bisogna di avere la stessa identica cultura del sovrano. Adesso siamo senza advisor. Andiamo bene. Stop. Niente ragazzi, c'è da aspettare un pochino e aver pazienza. Questo è il punto. Tanto gli austriaci sono tornati imperatori, questo è divertente. Ah! Ma è quello di prima, col Toro Romanian, ma mi stai prendendo per il culo? Allora, almeno il Military Advisor ce l'abbiamo già a livello 5, benissimo. Come stanno i giapponesi d'agosto? A meno 8, che due coglioni, ragazzi. Ok, iniziamo a scendere per far fuori qui gli eserciti perché sono troppi e chiaramente possiamo fare un bel po' di gain. Sono troppi e sono anche frazionati.
spendendo un sacco di soldi per licenziare questi advisor, tra l'altro. Con una bella battaglia stravinta. Benissimo. Ok, e ora si scende. Dove vanno tanti? Ah, scendono. Ok, anche novembre è andato. Vediamo se il Giappone è ancora intenzionato. Meno 5, ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando, ragazzi. Boom. Adesso qui sono tutte battaglie campali. Pesantissime. E i russi non riescono. I russi non riescono più a gestire nulla qui. Fenomenale. È dicembre, meno 4. Niente, se va avanti così, ad aprile, fra un anno, dovremmo esserci. Io mi sono rotto i coglioni di avere degli... Io volevo avere il diplo più uno di cultura ceca e niente, prenderò quello che passa il convento a questo punto. Sì, esattamente ad aprile, va giù di un punto al mese il Giappone. Eccolo dov'è il Giappone, sta cercando di dare una mano, perché ho soltanto 16.000 uomini e gli altri 16 si sono separati. Probabilmente ho pigiato qualche tasto scemo. Proviamo a vedere se riusciamo ad arrivare prima di aprile, una battaglia contro il Giappone, sono curioso di capire... sono curioso e lo vedo adesso. Di vedere un po' la forza del Giappone. Ma non secondo me non resi... no, invece. 111, 437 e noi 126. Andiamo alla grande contro i giapponesi. Qua vincono loro, secondo me, perché in reserve io ci arrivo il 2 marzo, figuriamoci. E poi il 16 marzo. Ragazzi, se questi riescono a tenere botta un esercito giapponese, che tre volte loro, gli facciamo le statue. Vinto, raga. Abbiamo vinto. Che riusciamo a buttarli fuori subito. E adesso la pace con i russi. Allora, prova numero 1: Return Core. No, no, vabbè, è inutile. Cioè, l'administrative efficiency nostra è più alta di quella dei lituani. C'è poco da fare. Noi qui prendiamo del territorio, anche la capitale chiaramente. Andiamo in sovraestensione, andiamo bla bla bla, ma non ce ne frega niente. Io gli strapperei tutta questa parte fino ad arrivare alla capitale e gli prendo i soldi. Non posso fare il sandman perché c'è un'altra pace in corso. No, così va bene. Andiamo, conquista di Latgalia e vedete che adesso abbiamo il Baltico della Boemia. Questa è proprio Boemia e l'assegna la Lituania. Ma adesso vediamo. Ha senso assegnarla? In realtà no, perché possiamo fare core e gestirla senza alcun tipo di problema. Fantastico. Intanto iniziamo anche a fare delle conversioni, visto che non possiamo fare i core ovunque. Bene, bene, bene. Qui andiamo a 20 navi da guerra, 20 navi da commercio, ho 30. A quant'è il limite? 59. 40. Quindi 20 navi da guerra, 40 navi da commercio e questa diventerà la nostra flotta
pesante che poi dovrà andare anche sul Baltico. I nemici stanno mollando la coalizione addirittura, questo è divertentissimo. Adesso che abbiamo il Baltico della Boemia. No, il Baltico della Boemia, ragazzi, ci abbiamo preso San Pietroburgo. Non male. Si può creare veramente una trade company qui? Ma veramente? Facciamo subito. E anche il Baltico. Ragazzi, abbiamo tre trade company adesso, scusate il gioco di parole. Moscovia e Baltico. Che bello! Molto bene. Molto bene. Non li facciamo state, diventeranno comode per noi per poi arrivare al nodo di Lubeck. E adesso dobbiamo iniziare a lavorarci. Guardate con un 15% di sconto a quanto vale l'integrazione della Polonia. Guardate cosa succede adesso a giugno. Oh Polonia, ti ho amato tanto, sei stata davvero la mia nazione più fidata. Integration is a slow process. Bohemia now and Poland are the same. The fucking same. Ragazzi, abbiamo annesso la Polonia. Ora è importante migliorare le relazioni con la Lituania e gli altri, perché abbiamo un meno 3 e fra 5 anni iniziamo ad annettere anche la Lituania. Una cosa importante, a livello di manpower, di eserciti possiamo tenerli 242.000, ne abbiamo 167. Ora dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione perché chiaramente abbiamo armate che devono tornare in Polonia. Stop. Allora, i forti si potenziano tutti. Io qui mi ero accorto che avevo dei forti che dovevo portare a livelli più alti, questi due. È importantissimo, lo facciamo adesso. E adesso potremmo fare, a parte la riforma della marina che stiamo facendo, stiamo costruendo le navi, una riforma anche dei forti portandoli tutti a livello 6. All'advisor. C'è solo un'arma che non possiamo fare core perché la stiamo convertendo, d'accordo. Cancelliamo la conversione. Andiamo a fare il core anche a Narva. Benissimo. Ce li ho i soldi per fare un miglioramento qui? Non ce li ho. Faccio fatica a capire. Ah, sì, non avevo i soldi, ecco il motivo. Molto semplice. Molto semplice. Attenzione perché qui mi parte un prestito, se non faccio qualcosa, quasi quasi vado a fare un debased currency al volo. Oh, trade efficiency più uno, va bene, vai. Così portiamo Vladimir Velen, trade efficiency più 10%, nivel più 5, i punti diplo, diventa il nostro advisor e poi quello che migliora la cosa, la diplo, la missionary strength. Ok, possiamo togliere adesso. Ok. Abbiamo una policy di troppo. Ok, teniamo soltanto tre policy attive per il momento e va bene così. Stop. Qui non abbiamo uomini. Che cosa abbiamo? Mission fulfilled? Non la vedo. Sono stupido? You can complete one mission. Dove? Bastione della fede. Per 15 anni morale degli eserciti e forza.
me l'ero persa sta cosa. Ah, dovevamo avere la Regis Unity al 100%. Che bello. Ok, ora, quanti uomini possiamo mantenere come leader? Molti. Ok, e non abbiamo manpower, ma neanche per scherzo. Adesso sì. Quindi questo diventa un nuovo esercito, un 18 a 2, 16. Tutti al destri. L'armata di Lvov diventerà più grande, questi 16 diventano 2, 10. Come andiamo con la disciplina 109, ok? Aspettiamo che la sovraestensione qui si vada ad assorbire e poi. No, questi li facciamo tutti spawnare e li meniamo. Carniola stato, Neumark stato. La Mazovia e la Rutenia. Ah, beh, certo, porco cane. La Russia, Court and the County. Ok, assolutamente, signori. Cioè, questi sono stati adesso, eh. Perché abbiamo la cultura accettata. Cavolo. Devo stare molto attento, però. Perché qui se passo. Il governing capacity siamo 1610 di 1690. La Rutenia rossa. Quanto ci dà? Fa vedere. 1654, ce ne sta ancora qualcuno. La via Kuposka. Secondo me dovremmo aver raggiunto. Sì, abbiamo il limite praticamente. Ce ne sta ancora uno. La Volinia. La Moldavia. Come siamo messi? Il di 1730. Notevolissimo. Notevolissimo, ragazzi. Adesso stiamo amministrando la Polonia come nostro come nostro stato. La città di Varsavia, giusto per darvi un esempio, è polacca, cattolica. La Polonia è una qualcosa che noi, come dire, consideriamo come cultura nazionale. Hanno un'autonomia bassa. Io adesso a questi do il. Dove si trova? Ah, questa abbassa la devastation, lasciamo perdere. Allora, Clero vuole che Roma ci voglia bene. I nobili vogliono che cambiamo la cultura di una zona. Di cosa? Lineage. Usiamo i nobili semplicemente perché voglio avere i nobili. Questi sono austriaci se non sbaglio, sì. È facile. Ok, intanto qui la flotta continua. Le navi stanno arrivando. E vediamo, facciamo un attimo una rapida visione sul 78, terminiamo la tregua con gli ottomani. Nell'83 con i russi. In Italia non ci sono tregue, con l'Austria nel 70, fra un anno. Mamelucchi, Brandeburgo, Boemia, Lituania e Serbia. E poi partirà di nuovo la coalizione, suppongo. Assolutamente. No, in realtà no. Ci sono alcune nazioni, alcuni territori che. Interessante questa cosa. Io attacco il Mecklenburg, però. Abbiamo
Amici e amiche, io vi ringrazio per essere rimasti con me, è stato un episodio molto bello, molto importante, una Boemia che, come vedete, ora dimostra davvero di essere molto grande e forte e è riuscita a sconfiggere anche la Russia. Se adesso andiamo a vedere le grandi nazioni, anche per chi ama fare questi paragoni, il development è il 2447. Teoricamente la War Conquest sarebbe ancora possibile facendosi un culo quadrato. Non lo voglio fare. Egemonie. Devo avere un monthly income di almeno 1000, non ce l'abbiamo. Avere equal heavy ship 250, non ce l'abbiamo. E avere un equal army larger più di 1 milione. Ok, passerà un po' di tempo. Grazie per essere rimasti con me. Un saluto e a presto.